Ragazzi, sono il piccolo Ruby. Oggi cambio di location. Che bello, quindi tutto il verde. Sembra che sto per trasfigurare. Speciale di Halloween. Oggi è il primo di ottobre e io ho deciso di fare degli speciali, appunto, video speciali su Halloween e parlarvi del re del terrore, dell'horror, che è il nostro caro amato Stephen King, che il 21 di settembre ha compiuto anche gli anni. In questo primo video io vi parlerò di 5 libri che vorrei diventassero dei film, quindi facessero la trasposizione cinematografica. Di molti libri di Stephen King hanno fatto la trasposizione cinematografica negli anni 80-90. Se li rivediamo con gli occhi di adesso, insomma, potremmo farci quattro grossissime risate, però erano gli anni 80 e 90, quindi dobbiamo essere ampiamente scusati. Questi film, no, cioè questi libri che vi ando a citare, non sono stati fatti dei film. Poi magari potremmo parlare di remake, potremmo parlare di altre cose. Comunque, questi sono i libri, alcuni mi sono piaciuti, altri non mi sono piaciuti, che secondo me sul grande schermo renderebbero tantissimo. E io inizierei subito con Rose Mother, che è un libro che parla di violenza domestica, è un libro che parla di coraggio, è un libro che parla di una donna che decide di scappare da un marito violento. Mentre alcuni libri ci presentano queste situazioni come storie d'amore, dove lui è bravissimo, è bellissimo, dove lui praticamente mena qualsiasi cosa. Posi gli occhi sulle tue tette perché deve in qualche modo difendere l'onore. King non fa nulla di tutto questo. King dice che questa è una relazione sbagliata, è una relazione malata. Lei un giorno prende dei soldi e scappa. King inserisce anche una parte sovrannaturale, una parte dove comunque abbiamo un po' di insomma cose un po' così riguardanti un quadro, però devo dire che questa parte viene molto ben gestita e quindi penso che questo film avrebbe tantissimo da far pensare. Io lo farei in concomitanza con After, così insomma due lati della stessa medaglia. Poi un altro film che vorrei vedere è La bambina che amava Tom Gordon. Io questo libro non l'ho apprezzato particolarmente. Il libro parla praticamente di questa bambina che un giorno si perde nel bosco perché ovviamente i genitori, cioè padri dell'anno proprio, cioè genitori dell'anno, gli assistenti sociali in 3 secondi, si perde in questo bosco e avrà questo amico, ovvero Tom Gordon, che è un... come si chiama? Un giocatore di baseball, ma altro non vado a dirvi. Il libro onestamente non mi è piaciuto, l'ho divorato in un giorno, non mi ha convinto onestamente perché mi aspettavo un qualcosa che poi comunque non è successo. Però devo dire che il film renderebbe veramente tantissimo di questa bambina, di questo bosco, delle problematiche, dell'ansia e quant'altro. Quindi penso che questo film sarebbe di alta tensione. Poi il terzo film è Cose Preziose. Qui non parliamo propriamente di film, ma parliamo di serie televisiva. Cose Preziose è un negozio che apre a Castle Rock, che insomma è un po' inquietantello e attira la curiosità degli abitanti del nostro paese, ma che avrà degli svolti abbastanza creepy. Il libro non mi è piaciuto perché onestamente andava troppo a rilento e le situazioni si andavano a ripetere finché siamo arrivati a un finale che onestamente poteva essere ampiamente approfondito, però penso che come serie televisiva renda tantissimo, quindi l'approfondimento di varie storie, di vari personaggi e quant'altro. Il libro ha un sottotesto veramente molto particolare, ovvero come la natura umana sia molto corrotta e noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per quello che vogliamo, però onestamente non mi ha convinto il libro, cioè poteva tagliare tantissimo varie parti, ecco insomma, e quindi no. Un altro film che vorrei vedere è La metà oscura. Questo libro non è che mi ha fatto impazzire, onestamente, non è tra i miei libri preferiti di King. Oddio, io non è che ho letto tutti i libri di King, però di quelli che ho letto dovrebbe essere intorno a una decina, questo è quello che sì mi è piaciuto, però insomma non mi ha fatto impazzire. Qui King inserisce la tematica dello scrittore, che è comunque una tematica che verrà fuori nella gran parte dei suoi romanzi, in gran parte, scusate, dei suoi romanzi, e qui abbiamo uno scrittore che pubblica con uno pseudonimo finché questo pseudonimo avrà dei risvolti abbastanza inquietanti e creepy. Anche qui, tematica dello scrittore che mi ha colpito molto, però penso che insomma il libro non mi ha colpito o mi ha dato quel livello di ansia che molti libri mi hanno dato, però devo dire che sul grande schermo potrebbe essere molto valida come sceneggiatura, come insomma
come personaggi e tutto il resto, e anche come storia, che è veramente molto molto inquietante, però non troppo. Poi l'ultimo film è L'uomo in fuga. Io questo libro non l'ho letto, lo devo ancora leggere, quindi penso che sarà una delle mie prossime letture, perché comunque ottobre è dedicato appunto al mese, è dedicato appunto a King anche dal punto di vista delle letture, e questo è una sorta di Hunger Game, una sorta di distopia dove praticamente c'è questo padre che deve fare di tutto per salvare sua figlia, se non ho letto male. Comunque il libro poi lo leggerò, ve lo recensirò, e insomma King arriva molto prima di Battle Royale e molto prima di Hunger Game, quindi è un vero e proprio genio. E anche questo, insomma, potrebbe essere un film molto interessante, considerato che comunque il genere distopico dopo Hunger Game è andato un po' scemando, insomma, dopo il grande successo appunto che hanno avuto i quattro film della saga, è un genere che è andato un po' scemando, no? Adesso siamo in vena di supereroi, però penso che questo libro potrebbe far ritornare in auge un genere che, insomma, è stato un po' dimenticato, insomma. Bene, questi erano i miei 5 film. Fatemi sapere voi se avete dei libri preferiti di Stephen King e quali vorreste vedere, insomma, proiettati sul grande schermo. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!